Ciao ragazzi, ben ritrovati, preparate gli ombrelli e le catene da neve perché tre video in due giorni è per me una roba, una media allucinante. Niente, oggi faccio questo video perché volevo provare in diretta per la prima volta con voi, in diretta, in registrazione per la prima volta con voi, questo qui, il sapone duro dell'Occitane. Abbiamo provato la crema da barba che è andata benissimo, l'avete visto anche voi. L'abbiamo provata con una combinazione importante, il Fatip con le astraverdi, devo dire il risultato è stato eccezionale, tanto che avendo dovuto fare il contropelo, stamattina in realtà la mia barba, mi ha fatta ieri, la mia barba è praticamente nulla, per cui farò soltanto il pelo, magari un paio di passate nel senso del pelo, ma senza troppo esagerare, e utilizzerò... Aspettatemi un attimo che ho dimenticato di tirarlo fuori. Il dopo barba alla fine dell'erbolario. Non so se si legge. Elisir dopo barba dell'erbolario. Vabbè. Devo fare anche una roba un po' veloce perché sono in un ritardo mostruoso. Ieri sera ho avuto gente a cena, è stata una bellissima serata, ma abbiamo finito tardi, un po' bevuti, adesso c'è anche la casa da sistemare prima che rientri mia moglie, se no mi fa un mazzo grosso così. Dunque, oggi utilizziamo un rasoio a mano libera, utilizziamo ancora questo meraviglioso Dovo 5 ottavi Bergischer Löwe con il manico in corno, uno dei miei rasoi preferiti, l'ho scoramellato un po' anche sul lato ruvido della coramella, io una coramella in cuoio e jeans, ho passato anche un po' sul jeans perché l'ultima volta che l'ho utilizzato ho avuto l'impressione che il rasoio facesse un po' fatica a fare il suo lavoro. A bagno ho messo la mia ciotola e il pennello della Omega per la ProRaso, il famoso pennello. Dunque, per rispondere alla domanda che mi ha fatto ieri un amico, come faccio a scegliere i pennelli? Ah, ho già messo il pre-barba della ProRaso, bianco della ProRaso. Come faccio a scegliere il pennello? Ma in realtà, allora, se un po' a gusto innanzitutto, la sensazione che uno vuole sulla faccia. E poi un po' dipende, almeno nella mia esperienza, a seconda di che cosa utilizziamo, se usiamo una crema o un sapone. Allora, se utilizziamo una crema che quindi è morbida, in realtà la cosa ci impegna molto poco, per cui di fatto cavallo, tasso, setola, maiale, quindi non c'è una gran differenza. Ma se, come in questo caso, per esempio, io devo utilizzare un sapone duro che non ho mai provato, che non conosco, del quale peraltro in questo caso mi è stato detto guarda che chiede un bel po' di acqua, quindi fa pensare a un sapone, scusate, un po' ostico da montare, preferisco utilizzare il pennello in setola di maiale perché essendo un po' più rigido, essendo un po' più abrasivo, credo che riesca a rimuovere un po' più di sapone dalla superficie, appunto della forma di sapone, in modo tale da caricarsi un po' meglio. Guardate, lo apro in diretta davanti a voi, togliamo la fascetta. Porta sapone in alluminio che devo dire fa una sua bella figura. Per dimostrarvi che è nuovo in tonso, guardate, il refill è ancora incelofanato nella sua cartina. Per cui proprio ve lo apro in diretta. Ieri battesimo con le astraverdi, mai usate in vita mia, le ho aperte davanti a voi per la prima volta. Oggi con l'Occitane sapone duro, guardate che bello anche, non so se si legge, se si vede, sì, dovrebbe vedersi, che belli questi saponi che sono così incisi e decorati. Ma il sapone ha un profumo, come vi avevo forse già accennato, che ricorda molto, mettiamoci un po' di acqua sopra intanto, che così si ammorbidisce un pochettino. Che ricorda la crema che abbiamo utilizzato ieri, forse un po' più delicato, forse un po' già la crema era abbastanza delicata, devo dire tendenzialmente a me piacciono i saponi con un po' di
con un aroma un po' forte, quelli un po' troppo delicati, quelli che rischiano di sentirsi. Sarà perché io non ho un gran naso, nel senso io non ho un senso dell'olfatto particolarmente sviluppato. Poi in questa stagione che cominciano le allergie e sono perennemente raffreddato, la cosa diventa ancora più complicata. Naturalmente ho preparato già l'allume di rocca. Magari, se mi ricordo, nel corso della rasatura proviamo a fare un passaggio del lume di rocca tra il senso del pelo e la seconda passata del pelo per cercare di avere comunque una rasatura profonda. E poi la mia cremina idratante. Questa vediamo se la utilizziamo, perché in realtà il dopobarba dell'erbolario, l'estratto di mirto, è un dopobarba analcolico, quindi in realtà la pelle non dovrebbe patire in modo particolare. Vedremo quando passeremo al lume di rocca. Bah, dai, è passato circa un minuto da che ho messo l'acqua calda sul sapone. Purtroppo non ho molto tempo, speriamo di non fare una figura barbina in diretta. Scolata la ciotolina nera, strizzatina del pennello, lascio il lavandino pieno di acqua perché magari dovrò aggiungerne altra poi in fase di montaggio. E cominciamo a recuperare questo sapone. Ecco. Bah, ragazzi, non so. Sembra che stia già schiumando abbastanza, peraltro sarà che il refile nuovo si muove nella ciotola, è un po' inquietante. Allora, vabbè, cominciamo a recuperare ma mi sta cadendo il refill dalla ciotola portasapone. Boh, ragazzi, la scritta bella, L'Occitane, Savona, Rasè, via dicendo, è già andata in cavalleria. Boh, vediamo. Recuperiamo. Ah, profumo molto delicato il profumo, vediamo. Onestamente, cioè, non mi sembra che ne faccia proprio pochissima di schiuma, però il problema di questo pennello è che per i montaggi in ciotola effettivamente ha un ciuffo un po' ampio, eh. Vediamo cosa succede se aggiungo due goccioline d'acqua. Oh, ragazzi, devo dire che si vede che il sapone, che è la marca dell'Occitane, è comunque una marca pregevole. È veramente delicatissimo, per cui si sente poco. Io lo sento veramente poco, però vediamo. Bei rumori di prima mattina, no, perché oggi è tardi, sono passate le 10. Fortuna stamattina non dovevo lavorare, perché al di là di dover sistemare la casa dopo la cena di ieri, l'idea di andare a lavorare dopo una serata come quella di ieri, piacevolissima, devo dire. Però, ragazzi, non c'ho più il fisico per fare certe cose. Se faccio festa devo poi drogarmi, probabilmente per riuscire ad alzarmi ad un orario consono con un'attività lavorativa. Per fortuna oggi questo problema non ce l'avevo, quindi vabbè, ragazzi, la schiuma c'è. Il profumo è veramente molto delicato. Diamo un attimo l'acqua, diamo inumidita al rasoio e partiamo
Incredibile come questo rasoio canti anche con una barbetta così piccolina come quella di oggi, che è una barba di un giorno. Onestamente, ragazzi, io però non so dirvi quando riuscirò a caricare poi questo video, nel senso che sto aggiornando il software del computer e la vedo una roba abbastanza lenta, a giudicare dal counter. Considerando che poi anche caricare un video su YouTube è una roba lunga. Boh, vai, prima passata, fatto. Devo dire, buono anche l'effetto sulla pelle, abbastanza, la lascia abbastanza idratata. Io di solito preferisco le creme, ve lo dico, però bisogna una sciacquatina un attimino al viso per passare la lume di Rocca. Così cominciamo ad avere una prima prova del 9. Nel senso del pelo, direi che non ci sono problemi particolari. Vediamo com'è rimasto sto sapone. Beh, devo dire che smonta anche relativamente poco. Due passate, però il pennello, guardate quanto è pieno. Ce n'è quanta ne vogliamo, adesso. Guardate qua. Buono. Mi sembra buono. Devo dire, un po', onestamente, un po' delicato, un po' troppo delicato per il mio naso, però con gusti e devo dire comunque magari in primavera va anche bene, nel senso che d'estate magari profumi più freschi, però mi sciacquo che così tiriamo via un po' l'allume di Rocca, perché altrimenti il sapone si smonta. Questo ve lo dico, se mettete il sapone su un viso appena trattato con l'allume di Rocca, voi potete avere il sapone più carico del mondo, il pennello, scusate, più carico del mondo, ma poi in realtà il sapone si smonterà a contatto con l'allume di Rocca, che come vedete è quello che sta succedendo adesso, perché il sapone non si monta nonostante il pennello ve l'abbia fatto vedere carico. Si vede che mi sono sciacquato male. Vabbè, prendiamo ancora un po' di prodotto e ricominciamo da capo. Recuperiamo un pochettino. Mi dispiace questo inconveniente, ma adesso è il bello della diretta, no? Penso che un po' tutti quanti abbiamo avuto incidenti analoghi in passato. Capita. Vediamo, magari in face lettering direttamente, ma qualcosa di più, sì, guarda, guarda. Vabbè, come vedete è un problema che si risolve facilmente, cioè.
che anche in face lathering il sapone reagisce bene, si monta bene, e nonostante il fatto che mi sia sciacquato un po' frettolosamente e abbia fatto permanere sul viso evidentemente tracce di allume di roca che hanno smontato il pennello che c'era già sul sapone, sto prendendo un po' di prodotto perché la cosa si è risolta egregiamente. Ok, riprendiamo il rasoio, facciamo, dicevo, un'altra passata nel senso del pelo. Dietro il contropelo oggi, perché sennò veramente poi finisce che mi irrito. Eccessivamente. Per chi si fosse perso il video sulla lume di rocca, in quel video io spiego perché appunto ogni tanto può valer la pena di fare un passaggio di allume tra pelo e contropelo, perché l'azione astringente dell'allume di rocca favorisce un innalzamento della barba dei peli della barba residui dopo il primo passaggio, e quindi col secondo passaggio come dire, il rasoio riesce a tagliare il pelo un po' più vicino alla sua uscita dalla pelle, quindi da dare una rasatura un po' più profonda. Ora facciamo al massimo un obliquo, guarda. Vedi che in obliquo comunque qualcosa c'è, sentite il rasoio come canta. Vabbè, anche sul collo facciamo un obliquo. Per me questo è l'obliquo, perché il mio contropelo nel collo va in questo senso. Infatti, se faccio così sento il pelo ancora presente, però insomma, per cercare di avere una rasatura più profonda possibile. Vabbè, di più non farei, per cui sciacquatina al viso con acqua fredda, molto bene, e l'allume di rocca un'altra volta.
Non abbiate paura di essere avari, cioè non abbiate paura di essere generosi con l'uomo di Roca, usatelo in abbondanza, tanto il suo consumo è veramente una roba minima, mi si sta scomponendo il baffo, però dà dei gran bei risultati. Va bene, intanto che l'allume fa il suo lavoro, cerchiamo di pulire sto portasapone che è un peccato. Aspettate che il sapone mi si è incastrato un po' storto. Vabbè, vediamo se si chiude innanzitutto, perché la cosa fondamentale è riuscire poi a chiudere questo bellissimo. Sì, devo dire sì. Vabbè. Abbiamo la passatina sotto l'acqua per pulire il sapone che esce. Ecco qua. Poi se anche il refill dentro non è messo perfettamente centrato, un bel chi se ne frega, ce lo possiamo mettere. Tanto una volta che col pennello andiamo a sfregare il sapone, niente di più facile che poi in realtà il refill si sposti di nuovo. Quindi poi tenete presente che quando è nuovo il sapone un po' nel refill balla, poi man mano che trova l'acqua e si ammorbidisce, si scioglie un pochettino, quando poi si asciuga favorisce che rimanga attaccato al fondo del. Però molto elegante devo dire anche questa ciotola. Il pennello, vabbè, il pennello si è comportato bene, è una garanzia, è l'omega della ProRaso. Guardate quanto sapone gli è rimasto sopra ancora. Per cui si è bello riempito. Ecco, l'unica pecca, secondo me, di questo sapone è veramente la sua fragranza molto molto limitata. È quasi neutra. In realtà è un sapone che dovrebbe essere molto nutriente per la pelle, un po' anche la Taylor fa una crema da barba, però non un sapone che se non ricordo mai si chiama Organic e che non ha di fatto un profumo e quindi buono un po' per tutte le stagioni, anche se per esempio io, come vi dicevo prima, in estate preferisco i saponi con degli aromi più freschi, più agrumati o mentolati. Che però ha lo scopo di proteggere bene la pelle e di nutrirla, perché è ricca di oli. Allora, mi do un'altra sciacquata al viso e poi mettiamo il dopobarba. Eccoci qua. Ricordatevi di tamponare la pelle, non di sfregarla, soprattutto se avete paura che ci possa essere qualche irritazione, che gli asciugamani di spugna, per quanto magari morbidi così, sono sempre comunque un po' abrasivi. Va bene, mettiamoci questo Elisir dopo barba dell'erbolario. Vaporizzatelo generosamente sul viso subito dopo la rasatura e massaggiate. Ed è, se non ricordo male, agli estratti di mirto anche lui. Sì, ve l'ho detto, si chiama Elisir dopo barba. Sì, però è l'estratto di mirto. Estratto di mirto. Sostanze funzionali caratterizzanti, estratto di mirto. E anche il. Ecco, questa è l'unica cosa che proprio un po' mi lascia. Profumo buonissimo, molto estivo. Assaggiamoci bene. Molto estivo e lievemente permanente, almeno nella mia esperienza. Ancora un pochettino. Sì, decisamente buono. Beh, bruciori non ce ne sono perché, come vi dicevo, è un dopobarba non alcolico. Devo dirvi,
sono molto molto, sta colando tutto sulla maglia, vabbè. Sono molto molto indeciso se effettivamente fare la svetolata, anche se non è alcolico, ragazzi, c'è cioè, il suo perché, è proprio un comodo aria fresca sulla pelle che minimo rimane traumatizzata comunque dalla rasatura. Devo dire che io onestamente non so, io la crema a questo punto oggi non me la metto. Il sapone era molto morbido, molto protettivo, il dopobarba non è alcolico, l'agrume di rocca non l'ho praticamente neanche sentito, lascerei perdere. Va bene ragazzi, che dirvi, anche questo sapone dell'Occitane ha il suo perché, se non vi piacciono, o meglio, se vi piacciono i saponi senza una fragranza eccessivamente marcata, ma un sapone ne sostanzialmente neutro, perché poi preferite magari appunto usare dopobarba o colonie più persistenti, direi che questo è un buon sapone e secondo me vale i soldi che costa, che peraltro non sono neanche poi tantissimi. Siamo intorno alla trentina di euro, per cui siamo in una fascia media circa di valore. Alla prossima, ciao!